cosa starà succedendo? Si spengono le luci a San Siro. Dichiarazioni da rilasciare. Bentornati a tutti voi ragazzi, io sono Tony e Penza e benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la seconda puntata di Summer Job, questo reality che ci sta regalando tantissime emozioni. The second episode. The second episode, ma non siamo soli perché abbiamo degli ospiti pazzeschi. Perché siamo arrivati a 5.000 likes nello scorso video. Perciò vi chiedo in questo video di lasciare altrettanti likes se volete altri ospiti. Beh, ma ringraziamoli anche perché vi è piaciuto tantissimo, avete commentato tantissimo. A noi è piaciuto questo programma e siamo contenti che sia arrivato anche a voi. Quindi continuiamo fino alla fine. Ma quindi li abbiamo lasciati i nostri protagonisti di Summer Job. No, che erano affranti, erano nel dramma totale. Dopo 4 ore di lavoro erano già praticamente con un piede nel licenziamento. Sì. Lavinia e i suoi capelli. C'è stato un po' di delirio. Metti i capelli dentro, metti i capelli fuori. Ce lo faremo dire da loro. Da lei anche. E da lei. Perché li abbiamo qui. Li abbiamo qui, i maestri, i professori, gli scienziati di questo bellissimo programma. I primi due candidati che ci avete chiesto. Abbiamo qui Lavinia e Mastro. Prego, dottori. Si è messo gli occhiali qua. Ma Mastro già è nel personaggio. Mastro è un grandissimo uomo. Piacere, salve. Piacere. Piacere. Piacere, tutto bene. Piacere, Lavinia, come sta? Bene, bene, bene. Bene, carichissimo, crypto trader, ha già fatto le sue azioni di mercato, si è già mosso, ma ha già detto che poi deve fare dei viaggi, non vi dico niente. Poi seguiteli su Instagram e capirete poi cosa succede nelle loro vite private. Facciamo il cambio perché la mia è stata di fianco a me. Ci siamo lasciati con te che ti toccavi i capelli all'infinito. Vero. Ti sei riuscito a fare incazzare una persona che mi sembrava molto tranquilla. Sono stata sbattuta fuori. Sei contenta di ma questo? Ma lei è brava a far incazzare le persone. E se lo dice Mastro, ragazzi, mi fido. Summer Job, puntata 2. Vuoi un bicchiere di vino o qualcosa? Ma rosso? Pure, capito, Mastro? Oggi, per prendere una boccata d'aria, sono venuta qui, nella laguna di Wakash. Com'è Matilde Jolly? È simpatica. Perfetto. Chi invece sta respirando un'aria pesante? Sono Mattias e Sofia. L'uomo distrutto! Quello che non ho capito è perché lei piangeva, ma lei non aveva fatto... Ma Sofia è stata bravissima. Ma perché piangeva? Cos'hai da piangere? Bravo, anche cos'hai da piangere? Secondo me perché Mattias lo vedo come un ragazzo molto sensibile. Ma è un cucciolino. Che gli ha detto che è schifo davanti ai piedi della signora. A te piacciono i piedi, Lavinia? A me ti dico no. Però ho dei bei piedi io. Ah, va bene. Io fai questo in due. C'è l'amore tra di voi. Già c'è la crush. Perché sono separati? Ma poi di fianco alla macchina. Perché? Tra le piante. La stessa sorte è capitata a Lavinia. Ecco Lavinia. Eccola. Cacciata a sua volta dal ristorante. Domani mi devo fare una coda per forza. Ma poi pioveva. Ma poi è iniziato a piovere. Che c'erano 30 gradi. Attenzione, pioggia. Sì, hai ragione Lavinia. Piove, casino. Gente che torna in bicicletta. Fuori da qua, Antonella, l'avrei già mandata a fanculo. Mister delicatezza, Mattias. Sinceramente mi sembra un'ingiustizia. Io ho lavorato benissimo. Io so quando sbaglio. No, Lavinia, secondo me no. Il problema erano proprio i capelli. Posso dire una cosa? Ho messo la retina con i capelli fuori. Dai, tornano dopo una giornata di lavoro incredibile. 4 ore. Finalmente siamo a casa. Ciao. L'incontro delle mie neuroni. Anche noi due ci hanno cacciato. Allora non sono l'unica storia. No. Ma guarda il cambiamento di outfit. Subito, 3 volte. Sì, che poi c'ero io tipo che stavo tutto il tempo a petto nudo con la canotta. Sì. Loro con 4 valigie ogni giorno. Vabbè, ormai sono pagato anche per 3 giorni. Vabbè, dopo questa io andrei via. Cosa ti serve pulire a terra? Cioè... Lei parlava, non capivo niente. Stavo due ore di sonno. Sì, after. Letteralmente una giornata di merda. Comunque ha fatto tutto, cioè lamentandosi, ma ha lavorato Ha lavorato più di Lavinia, sì. Sicuramente. Non che ci volesse. Sì. Eccolo, il filosofo, bravo. Se no, un corpo, un'anima. Un viso, ma posso sapere da voi cosa si calava? Quello che dice lì, lui è veramente tutto il trattato. Sì, vagabondo in giro per città. Sì. È vero. Com'è andata? Mi hanno cacciato a me. È ormai la frase della settimana. Sì, perché ho detto a una cliente che i suoi piedi fanno schifo. Orribile. Ti hanno cacciata? Io sto chiedendo a tutti se li hanno cacciati. Ma il comune mezzo gaudio. Guardalo, che stile! Posso?
Che entrata! Si entra così. Hai sentito cosa ho detto? Ciao. Hai visto che vi meritate solo il meglio? Eccomi qua. Questo è la bio tipo da mettere. Hai visto che vi meritate il meglio? Eccomi qua. La nostra Marina. Cioè, non solo, oggi ho lavorato 7 ore come una schiava. Come persone normali, Marina, eh. Mamma, devo pure tornare a casa da sola, sotto la pioggia, senza ombrello. Lui è su Instagram. Lei che va sotto la pioggia. È un incubo lavorare, non mi piace minimamente. Comunque posso dire? Dica. Lei non faceva un cazzo e comunque era sempre graziata da tutti. Però è proprio il suo... l'attitude che ha, sì, esatto. Capito? Uno, sudi. Due, è stancante. E tre, non ti rende felice. Sai, cioè... Marina che assomiglia? Tu adesso metti tipo qua un minion e la faccia di Marina. Uguale al minion? È uguale. Attenzione. Messaggi? Lavi. Raga, dai. Oh, volete vedere il tramonto facendo aperitivo immersi in una vasca idromassaggio sul rooftop più bello della riviera? Beh, chissà cosa risponderanno. Volete vedere il tramonto? Ecco, per forza. Un neurone se lo sono giocati stamattina. Avete 5 minuti di tempo per decidere di farlo spendendo 3.000 euro del montepremi finale. 3.000 euro? Democrazia, allora, per alzata di mano. Quindi vi hanno messo in difficoltà, perché aspetta. Ma che difficoltà? Ma sinceramente secondo me ne fregavo un c***o da nessuno. Guarda, democrazia. Guarda quanto ci abbiamo pensato. Sì. Raga, 3.000 euro ti compro una macchina. Quindi siamo 9 contro 1. So che Melina. Non si sputa di sopra, per carità. Però in vacanza. No, vabbè, so che Melina era molto focus sui soldi. Montepremi, sì. Quindi magari lei non è d'accordo. Infatti, l'unica che alziamo la mano. Solo io ce l'ho passata. Fatti vedere. No, povera Melina. Ma non tutte le scelte democratiche favoriscono la società. Vaffanculo. Ma no, Davide. Dai, controlleremo su. Meglio il nostro budget nelle prossime giornate. Ma guarda Mattia, sei già ubriaco. Posso dire una roba? Cioè, oggi non tutti hanno avuto una bella giornata. Esatto, quindi per ravvivare la giornata. Ah, capito. Dopo un giorno di lavoro, che equivale più o meno a quanti soldi? Cioè, 50? Meno, dai. Le dice, ho fatto un giorno di lavoro, ne spendo 3.000 perché mi devo riprendere. Pensiamoci un attimo. Vogliamo sputtanare questi soldi così già di prima, no? Sì. Facciamo sì. Tempo scaduto, cosa avete deciso? Sì, sì, sono gastato. Era uno scherzo. Tutti Lavinia, Mattias e Sofia. No. No. Cosa? A voi che siete stati cacciati non siete potuti andare? No, voglio vedere Mattias. Mattias distrutto, voglio vedere Lavinia adesso. Non ha avuto un comportamento inaccettabile, è il mio boss che è una persona di merda e non sa giocare. No! O tutti o nessuno. Ma si può cambiare idea? No, ormai abbiamo votato di sì. Occhio, perché Lavinia non sta dicendo nulla. No, io sono, cioè, sono arrabbiata. Io sono arrabbiata, tranquillissima. Ha già pianto 3 volte in 2 ore. Lui gasato perché... Non si accorge, cioè, di questo. Io lo amo, io lo amo. Perché arriva lì gasato, sì, io vado. No, noi possiamo scegliere di andare. Posso fare un applauso? Allora, abbiamo detto di tutto. Aspetta, su lui. Aspetta però, prima vediamo. No, però in questo caso io non ritiro l'applauso per Mastro, lo faccio. Stavo scherzando, in realtà. Poi vai, poi va. Esatto, prega di 3.000, dei soldi a me non mi interessa neanche. Ti prego, non ve ne frego un c***o perché ce li avete già. Attenzione! Attenzione! Guarda Mastro come la guarda per dire, stai zitta, voglio andare sul rooftop, non rompere i coglioni. Proprio pregiudizi e non mi piacciono, no, questi. Scusa però se ti ho prego. Trasmesso questa sensazione. Sì, questa frase sì. Attenzione, c'è del litigio, eh. Mastro dice, mi controllo la collanina, se quanto c***o. Me ne fotta me. Siamo. Ma te cagli. Amo. No, io non so. Povera Sofia. No, mi piace tanto Sofia. Anche a me servono i soldi, ma non sono così viscida. Piangono, Mattias valida, vero uomo l'abbraccia. Angelica. Manco non hai il mascara più. No, meno male che ce l'ho. Ah, il waterproof. Ma cosa stai dicendo? Che discorso? Ma c'è un dramma qua. Non voglio far pena alla gente, sinceramente. Sofia, non ti preoccupare, noi ti amiamo. Che venga da me, ci beviamo una birra assieme, parliamo, piangiamo assieme. Io non sto qua a accusare nessuno. Ah, vedi? Nessuno. Dai. Però paghi tu. Consolati, Sofia, sei circondata da amici. Divertite. Va via. E gli amici, si sa, ci sono sempre nel momento del bisogno. È andato alla fine lui. Tu sei andato alla fine. Sì, guarda. Mi date il permesso. È una cosa bruttissima. Entrai in una villa da solo con 2 donne. La cosa più bella che possa capitarti, Mattia, scusami. No, scherzo. Scherzo. Maia del Carmen, ragazzi. Quella. Tutti gasati. Ma Marco, che stile. Voglio averci una casa così. Mamma mia. Wow. Posso dire una cosa però di Angelica? Ma ha lavorato di merda.
Angelica? Non no, oggettivamente, Angelica, non sapevi neanche fare il letto. Ma scusa, perché devo rifare il letto se poi tanto ci ritorno a dormire tutti i giorni? Ah. Posso? Ci giochiamo un altro applauso? A casa mia, con mia madre, io no. Il letto si rifà da solo. Non lo trovo in automatico. Facciamo un brindisi, se sai. Un brindisi! Ma perché lei ha la pelliccia? Ma infatti, scusa, ma tanto loro di là. Comunque non vedo l'ora che sia domani. Ma secondo me svoltano adesso. Lavina! Vedi? Volete divertirvi anche voi? A far cosa? Che ci fate fare? Spero qualcosa di bello. Andate a lavorare di nuovo. Ma ce la fai? No! No! Vabbè, beh, puliamo, dai. Io puli te, tu comunque positiva. In questo momento potrei essere sul rooftop con Mastro. Attenzione! Intanto Mastro, guarda come pensa Lavinia, eh! È affranto proprio! No, che schifo! Eccolo, eccolo! Ma anche Melina si è ripresa e tutto ciò, dice 3.000 euro, vabbè, alla fine. Avete bevuto la mia vodka? Sono le 10, tornano tutti ubriachi? Io mi sarei divertita molto di più anche con voi. Però mi sono divertita lo stesso. Io tutto sto affetto mi imbarazza. Attenzione qua. Tutto bene? Tutto bene, amore. Ma ti sono annoiato. Samuele non sa ancora che a me piace Lavinia. Aspetta. Nel momento in cui vedo che le cose tra loro due non dovessero andare per il meglio, a quel punto io inserisco. Sì, guarda. Secondo me non colpirà. Preoccupati. E mentre Pitta aspetta di fare le sue mosse, Samuele approfitta del chiaro di luna per un momento appartati. No, ma aspetta, questo sei tu? Oh, che bellino, è uscito. Cos'hai fatto? Erano le due palle queste. Cos'è che hai detto, scusa? In pratica io stavo facendo un gigante sulla sabbia, però ho fatto solo le palle, capite? Quindi le sembrava un cuore a lei. Ma io ho fatto un cuore con gli... Io volevo fare un p***o gigante. Scusate, ma questo è romanticismo puro. È una pentola, cioè... Nel senso, è la quarta volta! Ma riesci a accendere un fornello? Un uomo non deve sempre usare la forza, ma deve usare a volte... Quello che si può usare. Cala la notte nella villa del dispiacere, perché sono tutti tristi. Però non per tutti. Limoni, vedi? Quanto amore. Potrebbe essere una bellissima vacanza da sogno. Cucchiaiera. Scusate la volgarità. 5.49, si riparte. Ma siete andati a letto abbastanza presto, no? Come si è alzato così? Si può trasformare in un ragazzi. Quella sveglia, quella del 600. Io non la sapevo leggere. Ma no, dai, no. La mia. Adesso sono un pochino in ansia, perché devo dare il massimo. Già si tocca i capelli. Ma se li tocca di più la mattina? Perché così poi dopo esatto, così si riposta. Prego. Cos'è, Marina dov'era? Marina che sta dormendo. Ah, tu sei nata, ma per farti vedere buona luce. Mattias e Sofia, che come Lavinia devono recuperare col boss, possono invece partire con più calma. Cazzo massimo! Loro la mattina così. Questi pantaloni? Innanzitutto 7 piotte di pantaloncino di Versace. 7 piotte di pantaloncino di Versace, attenzione. Ripartono i fidanzati. Cioè, ma loro sono sempre insieme. Oggi faccio lo schiavo. Proviamo a vedere cosa mi dirà. Il suo intento è toccare i piedi oggi. Oggi è un altro giorno. Ok, adelante ragazzi. Adelante! Attenzione, Mattias, no. No, scherzo. No, l'altro Giamma. Pulire, caca. Lo so io. Che bello, guarda. A lei piace la merda? No. Dai, andiamo, forza, seguitelo. Devono portare le bombole. Guarda che camminata. Lui è alla Fashion Week in questo momento. Lui sta sponsorizzando. Sta facendo tipo Balenciaga. Sì, sì. Comunque volevo dirti, se ti fa piacere... Ti lavo i piedi a te, se posso. Mi piacerebbe fare un massaggio a qualcuno ai piedi oggi, fatto bene. Guarda, tu hai avuto la tua possibilità ieri e io ho fatto una male figura con la cliente. Ah no, glielo fa rifare. Sì, che due coglioni, ancora sto c***o di vetro, devo venuto a lavare. C'hai poco da lamentarti, tesoro, eh? Chi si lamenta? No, io ti ho sentito. 3 secondi prima chiede scusa. Quindi c'è poco da lamentarsi, il lavoro va preso sul serio. Sì. Con muccia, rabbia. Madonna! Psycho. Andiamo Gianmarco, rapido, por favor. Rapido, por favor, Gianmarco. Raccogli le alghe che sono una cosa che ti arriva dal mare tutti i giorni. Maestro, Come anche la cosa di rifarsi il letto. Cioè, tanto ci torno a dormire la sera perché mi devo rifare il letto. Ah! L'ha detto! Io sincero... Mi farei uno spritz adesso. Se continuano così la busta paga se la scordano. Se la scordano? Come fa? Butta la merda sulle mani. No. Va, corre, attenzione! Hola!
Io sto parlando in inglese in Messico. Sai che in Messico parlano spagnolo, no? Non capivo un cazzo. Thank you. You're so nice. You did a good job. Good job, però. Mi ha dato la mancia. Grande. Ma la mancia la puoi tenere tu? No, la dovuta dare. Com'è? Pesante. Che non so, mai nessuno nella storia dell'uomo fa tutta questa fatica in un giorno. Mai nessuno. Io sì. Mai nessuno nella storia dell'uomo. No, no, no. Nella storia dell'uomo. Finalmente per tutti la giornata si chiude. Quindi si torna a casa. Ma all'hotel c'è un ultimo sforzo da fare. Dai, dai, fuori, dare quei piedini. Sulle pietre. Andare quei piedini. Can I have vodka lemon? Ma come? Ma scusami. È una stronza. Drama, drama. Non ho mai fatto una cosa del genere. Quindi, boh, per me un traguardo. Ah, piace brava. Di soddisfazione. Brava, Angelica, facciamo un applauso ad Angelica, dai. E tu cosa stai facendo qua? Io sto rigenerando le energie. Con che cosa? Con... Non lo vuole dire, perché sa che sta facendo una cazzata, attenzione. Stai scherzando, spero? Poi ti sembra un vodka lemon. Ma no, ma infatti, scusami. Andate via immediatamente, ci rivediamo domani. Me l'ha portato sbagliato. No, comunque, cioè, ti posso dire, sei un po' un egoista. Sono egoista? Sì. Perché? Attenzione, eh! Si fatti fatti tu, sei andata a bere qualcosa da bere, tra l'altro non mi hai portato neanche un drink per me. Ah, per quello. Guarda, ti chiedo di... Facciamo che vado a parlare con l'iguana che c'è là sopra. Che secondo me ragiona meglio. No! Ma tu sei... C'era un'iguana bellissima lì sopra. Ma tu questo lo fai apposta per ferire, colpire? Col tuo carattere non andate da nessuna parte. Cretino. Cretino. Guarda che bello, guarda che bello. È bella vera, eh? È stato proprio un maleducato, totalmente. Chiedi scusa, esatto. Angelica, subito, davanti a tutti. Chiedi scusa ad Angelica. No. I ragazzi si stanno confrontando con la loro prima settimana di lavoro. Tanto che cazzo sta facendo? Non mi deve cagare il cazzo nessuno oggi, ve lo dico. Com'è andata? Perfetto, letto, letto, fatto. Ma fatto. Non si è rifatto, vedi? In Messico, quello automatico, non è ancora arrivato. Capisci? Casa mia, che c'è mia madre. C'è ognuno trova il modo migliore per stemperare le immense fatiche della giornata. Cosa succede? Cosa starà succedendo? Si spengono le luci a San Siro. Dichiarazioni da rilasciare. Ho quasi vinto, diciamo. Aiuto! Ma aspetta, no. Quasi però, no. Questo quasi. Perché quasi? Perché non ho ancora vinto Summer Job. Ah. Ah. Ma ora che Samuele ha conquistato la più bella del reame, avrà forse cambiato idea Pete su Lavinia? In tutto mi ciò? Piace, mi piace caratterialmente. Ah, finito, basta! Quando il lupo non arriva all'uva dice che acerba. Acerba. Che malosone sei. Ma Gianmarco? No, è Mattia. È Mattia, scusami. Ma scusate, pensavo... È Mattia con Gianmarco. Melina? Ancora? No. Dov'è? No! Ma che puttana! Vabbè, ma raga, c'è... Domani zio, buon lavoro. Cioè, buonanotte, volevo ancora dire. No. Sono talmente confusi sti ragazzi. Ma non tutti sono dell'idea di dormire. Cioè? A me piace Mattias, però... Raga, sta limonando. Spero veramente che non mi prenda in giro. L'ha girata? Scusate, questo è inequivocabile. Cosa succede? Faccio piano? No. Colpo su colpo, la passione si è spenta. Colpo su colpo? No, no, la dice Jolly, mica io, mi scusi, eh. Si va a dormire per un nuovo giorno a Summer Job. Summer Job. E forse quei lavori che inizialmente incutevano timore, ora sono più familiari. Bel cagone, lei continua a avere i capelli io fuori. Io ti voglio sfidare a te, ragazza. Ragazza, voglio sfidare a te. Quello che faccio io non l'ha fatto nessuno in 10 anni di reality. Mattias cerca di cancellare il massaggio ai piedi mancato con la sua velocità. James Bond dei vetri è diventato. Meglio evitare di creare situazioni che possono far infuriare il proprio boss. Ho trovato una tecnica. No, raga, no, dai. Ora mi capisci? Mi stai prendendo il giro? Dati da fare a lavorare. Aveva ragione. Ma è a casa Mariposa dove ci si dà realmente da fare, facendo riflessioni importanti. No, scusate, scusate, che sta per sparare una delle sue. Voglio sentirla bene. Perché tu non capisci la fortuna che ha. Cioè, lui ti sta dando delle lezioni. Il mare è assoluto, il sole, il cielo sono le tre cose più belle del mondo in una figura unica. Mi puoi fare qualsiasi cosa, ma se ci parlo lì sei in paradiso e basta. E a forza di tirare tardi, poi si cede all'appetito. Comunque è stato a pasta. Ma no, perché lo mettete di fianco ai fornelli quest'uomo? Che non sa, non ci sa stare. Da seduto, perché è stanco. Col Philadelphia.
Pietro è un poeta maledetto. Maledetto? Non credo neanche abbia messo il sale nell'acqua. Cucina poi va a dormire, lui non la mangia. Avvelena gli altri. Ma cosa è successo con l'uccello che è caduto in visto? Mi sta bene il sombrero? Questo è per le orde, no? C'era la... Quindi prendi due di queste bombole. Però è importante che gliele porti. Però pesavano un sacco, veramente. No. Queste due bombole pesano come due macini. Non mi servono più. Come? No. Ma va, dai, non è vero, dai. Ma lui ride. Ma perché anche lui lo sa che hai detto di dir sta cazzata, dai. L'obiettivo è una busta paga. Oggi ho spaccato, che vuol dire? Soldi sono l'obiettivo. Vabbè. Risponde! Se ne va lei. Michele, come mai sono tornate le bombole? Cos'è che hai detto? No, no, adesso te le faccio portare indietro. Dai, sì, siamo? 10 minuti. Non è vero, raga. Sì, mi rifiuto. Follia. C'ha ragione, follia, dai. Follia. Non può che intervenire Pietro, a suo modo. Ma raga. Correndo. Ma lui è fortissimo. Grazie per avermi dato la possibilità di imparare. Il turno è finito. Chissà cosa non si sa. Chi avrà la busta paga piena potrà continuare la sua avventura in Messico. Vediamo, vediamo, scopriamo. Non so se la mia testa di c***o mi ha dato la busta o no. La mia testa di c***o è la sua casa. Sì, sì, si chiama così in gergo. Chi invece si troverà la busta paga vuota sarà a rischio di eliminazione. Ah, perché rischiate di... La prima eliminazione. Bentornati nella mia cabagna. Ah, è sua? Nella cabagna. Fatto col lavoro vi ha messo in crisi. Cioè, è stato davvero massacrante. Io passavo lì tutto sudato, sembravo un cane bastonato, no? La Madonna. Preferisco fare l'eremita in montagna, a contemplare il sole fino alla morte. Così, mangiando la neve. Io l'adoro, lo odio. Lo adoro ma odio. Sento già che potrei essere una presunta eliminata. Io stavo già tanto le mani. La prima settimana di lavoro è finita. Oh. Un applauso, mesto. I vostri boss mi hanno confidato che hanno chiuso più di un occhio. Rimasti ciechi da tutto quello che ha combinato. Però in fondo, molto molto in fondo, vedono buona volontà e anche del potenziale. La via non lo so, signori. Penso che dovrebbe ricevere la busta paga botta sicuramente la Vinia. Sta dormendo con questo? Parla con gli occhi chiusi. Io direi che è arrivato il momento di aprirci le nostre buste paga. Vai, sono curioso. E tu, Mattias? È vuota. Male. Ah, si scappa. Ah, sì, è vero. Mi ero dimenticato. Ma Lavinia, ma scusami. Marina e Lavinia, potete aprire le buste paga. Oh. Oddio, non me l'aspettavo. Marina ce l'ha? Grazie. Lavinia? Grande Lavinia. È vuota? Non c'è niente? No. No, ah, ma come, raga? Secondo me è per l'atteggiamento, forse. Perché ti hai rifiutato di ripulire. Sì, vuota? Come vuota, mastro? Che è? Dottore! Vuota. Beh, questo era facile. Cioè, mi sono anche spezzato un'unghia, tra l'altro. Mi sono infilata delle schegge dentro le mani. Per fare un letto, eh. Anche tu, Angelica, come Pete e Mattias, finisci a rischio di eliminazione. Rischiano eliminazione. Gabina, dai, spiega cosa succede adesso. Allora, adesso, in pratica, le ragazze che hanno ricevuto la busta paga piena devono essere... diciamo nominati da noi concorrenti e poi si vede chi verrà eliminato. Brava Lavinia, cazzo! A scegliere chi di voi non è ancora pronto per fare questo percorso. Maria De Filippi. Ciao ragazzi. Sarete voi sette. Quindi scelgo i ragazzi, ha spiegato ovviamente la nostra maestra. Vabbè, posso dire che è un po' scontata l'eliminazione, secondo me. Angelica. Anche secondo me. Vediamo. Lì sarà il posto in cui dovrete scrivere un solo nome. Adesso dirai qualcosa sulla foto. No, una merda, guarda, ecco, me l'hanno tagliato. Figurati. Sono preoccupato per Angelica. E adesso vota Angelica. Ok, ragazzi, è venuto il momento di svelare chi ha votato chi. Vediamo. Samuele ha votato Pete. Hai eliminato le concorrenze. Ma non c'era bisogno, dottore. Gianmarco, Pete. Marina, Angelica. Come cazzo? Che cazzo c'era scritto, scusa? Mattias. Attenzione! Mattias? Così? Come mai? Lo so. Mattias. Sbagliato! Melina ha votato Angelica. La faccia che piange! La situazione è di due voti pari per tutti e tre. Ah, tutti pari! Ma te non ti ho votato insieme? E io non ero in nomination. Non mi avrebbero votato tutti. Oddio, ma io non ho capito. Brava, amore! Finisce così. Ma quindi non è detto
detto che è Angelica. Finisce così questa seconda puntata di Summer Job. Grazie a tutti voi per aver visto questo video. Ringrazio Lavinia per essere venuta qui. Questo è il suo Instagram, seguitelo. Ringrazio Mastro, quest'uomo, una pertica alto 2,60 m, dovuto prendere una sedia nana per farlo stare. Seguitelo su Instagram e mi raccomando, seguite i suoi movimenti finanziari di trading. Seguite Gesù Isil che mi aiuterà in questo viaggio maledetto di Summer Job. E grazie anche a me, seguitemi su Instagram. Che dire, volete dire una frase finale di questa... Così Lavinia, che ti vedo ispirata. È una persona molto ispirata. Una chiusura. Grazie Lavinia, proprio emozionante. Sto bello, eh. Invece Mastro, qualcosa... Ma niente, ti ringrazio per avermi invitato. Grazie a te. Questo... Grazie a te. Siamo un po' tutti Pietro oggi. Grazie a Pietro. Grazie a Pietro e grazie al... Compilate voi. Ciao a tutti, un bacione. Ciao.